Oggi preparo con voi questi meravigliosi spaghetti ai gamberi col pomodoro. Iniziamo. E allora, per prima cosa dobbiamo pulire i gamberi e lo facciamo staccando le teste ed i carapaci che non buttiamo via, ma mettiamo da parte per farci, poi dopo vi faccio vedere, una sorta di bisque. Ecco qua, una volta tolta testa e carapace, incidiamo sul dorso con un coltello e togliamo l'intestino, che qui è molto pulito. Solitamente è nero, come qui nella parte finale. Una volta puliti tutti, li sciacquiamo bene sotto acqua corrente fredda e li tagliamo a metà. Perfetto, tagliati tutti, ci spostiamo sui fornelli. E in una pentola mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, spicchio d'aglio, un po' di sedano, la carotina, poi mettiamo teste e carapaci, schiacciamo un po', mettiamo il sale, ed ora sfumiamo con il vino bianco. Lasciamo evaporare per un paio di minuti, sempre a fiamma alta. Evaporato il vino, mettiamo un po' di salsa di pomodoro o, se li avete, dei pomodorini freschi. Facciamo una veloce mescolata. Poi mettiamo l'acqua e dal momento del bollore facciamo cuocere per almeno 35 minuti. Ora in padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, due spicchietti d'aglio, io ci metto un'acciughina perché mi piace dargli una spinta in più, e faccio dorare gli spicchietti. Bene, una volta dorati gli spicchietti, mettiamo i gamberi, sistemiamo. E a fiamma alta facciamo cuocere per un minuto. Passato un minuto, sfumiamo col vino bianco, lasciamo a fiamma alta e lo facciamo evaporare. Ok, a questo punto metto i pomodorini in scatola con la loro salsa, tolgo gli spicchietti d'aglio prima di dimenticarmeli. Regolo leggermente di sale, metto un po' di peperoncino, e a fiamma medio-bassa faccio cuocere per 20 minuti. Bene, passati 35 minuti, filtriamo diciamo questa bisque, che non è proprio una bisque. Schiacciamo un po', ok, riaccendiamo sotto la pentola e riportiamo a bollore. Qui ci cuoceremo la pasta. Benissimo, visto che la bisque bolle, mettiamo un pochettino ancora di sale e mettiamo a cuocere gli spaghetti. Ok, scolata la pasta, molto molto al dente, la trasferiamo in padella e la facciamo insaporire per bene, mescolando e facendola saltare un po'. Perfetto, la pasta è pronta. Ora spegniamo la fiamma, mettiamo un po' di prezzemolo, ultima mescolata, andiamo ad impiattare. Ed ecco qui, guardate che bel piatto, assaggio con voi, prendo il gambero. Mamma mia,
Sono buonissimi questi spaghetti. Fateli, avete visto? Ci vuole un po' di pazienza, ma il risultato vi garantisco che vi stupirà. Dicevo, fateli e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un gran bel like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!